La Fondazione Carige va ancora una volta a sostegno del sociale, questa volta al fianco della Fondazione Omnia per un progetto, il progetto apertamente rivolto soprattutto agli ospiti della casa di riposo di Villa Elvana, ma non soltanto a loro, anche agli studenti, per far rivivere tradizioni ormai magari dimenticate. Sì, è un progetto un po' singolare, ma comunque un progetto molto valido. Si rivolge alle persone che io dico che non lavorano più e qualcuno che sta anche in certe difficoltà, anche certe difficoltà. È un progetto che comunque in ultima analisi serve sempre di più alla socializzazione ed è un progetto importante, soprattutto per quello che riguarda, a parte le varie attività che sono molto simili anche in altri progetti, ma per quello che riguarda il contatto con la terra, il contatto con la natura, il contatto con l'agricoltura. Noi già abbiamo esperienze di questo tipo in altre realtà, la Dispoli, Cerveteri, eccetera. Vorremmo però insistere, ed insistiamo sempre sul discorso sinergico, cioè questi sono progetti belli, andrebbero fatti tutti insieme, quindi bisognerebbe che queste associazioni del territorio di competenza della Fondazione si riunissero un attimino, fermo rimanendo le loro autonomie che nessuno le tocca, però fare dei progetti in questo senso da cui possano trarre beneficio tutti, perché non è giusto che poi a Montalto sia Civitavecchiano. Quindi si fanno questi progetti. Per la Fondazione sarebbe ancora meglio, perché dovremmo pensare soltanto a un unico grande progetto, con quello che richiede l'attenzione a un unico grande progetto. Quindi l'auspicio della Fondazione è sempre questo. Vanno bene questi progetti, però cerchiamo sempre di più di fare in modo che siano allargati anche ad altre realtà, realtà importanti e realtà fondamentali. Progetto apertamente rivolto soprattutto agli ospiti della casa di riposo di Villa Ilvana. Ecco, in cosa consiste? La Fondazione Omnia ha aperto circa 18 mesi fa questa casa di riposo, ci sono 41 ospiti. Noi abbiamo cercato con questo progetto di migliorare la qualità di vita e il rapporto fra loro e il resto della città attraverso tre fasi operative. La prima è stata la realizzazione di un orto con una serra, quindi tornare alla loro tradizione, alla loro abitudine, mangiare ciò che la terra offre e quindi questa è stata un'esperienza per loro molto importante. Abbiamo fatto nella realizzazione di questo orto anche una collaborazione con l'Università di Viterbo. Poi abbiamo pensato di unire la loro esperienza all'esperienza dei bambini della scuola elementare, quindi degli incontri con i bambini della scuola elementare di Pescia per rivedere la tradizione e i nonni che trasferiscono ai nipoti il loro sapere. Dopo abbiamo pensato all'aspetto fisico, quindi alla realizzazione di un centro di fisioterapia per fargli fare movimenti e migliorare la loro deambulazione. La qualità del movimento è importante per loro come realizzazione. L'ultima parte del progetto invece riguardava l'integrazione con la vita della città, quindi andare durante l'estate al mare, in spiaggia, incontrare i loro concittadini, andare al mercato, cioè avere contatti con quello che è il quotidiano, sia verso l'esterno, ma portando all'interno anche rappresentazioni teatrali di compagnie teatrali amatoriali, ragazzi che hanno fatto delle manifestazioni sono esibiti per loro saggi. Ecco, far vivere il cittadino come l'ospite gradito di una comunità che nel rispettare la loro esperienza crea la propria dignità e crea il proprio essere e quindi essere e rimanere e per rimanere anche progettare per il futuro.